Questa seconda ondata che sembra partita, come si differenzia rispetto alla prima? Beh, diciamo che la sostanziale differenza è innanzitutto una domanda sanitaria molto diversa. Noi abbiamo le nostre terapie intensive vuote, abbiamo una decina di posti letto occupati nelle nostre malattie infettive, quindi la domanda sanitaria rispetto alla condizione di acuta sicuramente è molto inferiore, e questo è estremamente importante. L'altro aspetto, come questo ovviamente lo immaginavamo, l'abbiamo sempre detto, è che siamo a circa una ventina di anni come media inferiori rispetto ai casi che erano colpiti all'inizio. Ecco, ora il grande problema davanti all'importazione, anche perché i due fenomeni si uniscono, ora il problema vero è capire come questo possa avere un contagio nel contatto stretto. Quindi questo diventa importante, il tracciamento, la sorveglianza sanitaria, che noi stiamo continuando a fare in maniera molto importante.